Ciao ragazzi, bentornati nel mio studio. Quello che vi ho scritto all'inizio del video non l'ho scritto giusto perché volevo scrivere qualcosa, ma perché ho qualcosa da dirvi. Volevo fare un video a parte, però so che non me ne sarebbe fregato un cazzo, quindi prima di questa live reaction, ragazzi, metto questo discorso che voglio farvi. Cerco di essere il più breve possibile. Intanto voglio ringraziarvi per le tantissime views ottenute tra la Supercoppa e Lazio Milan. Sono risultati che modestamente mi sarei aspettato, perché quando il Milan perde, quando il Milan perde derby, quando il Milan perde tu vai allo stadio, ragazzi, il web ti si catapulta sui tuoi video, quindi non c'è neanche bisogno di farsi sponsorizzazione, promozione, perché tu pubblichi il video e il web automaticamente ti assale. Va bene, perché lo accetto. Si vince perché si perde perché si vince. Va bene, cioè a me sta bene perdere perché vinciamo, sono contento che mi hanno vinto. Perdiamo, miro del culo, però poi vedo le views, quindi diciamo che c'è un po' una bilancia che sale e scende. Quello che però sono qua a dirvi oggi, il primo è una cosa che mi ha dato molto fastidio, è il fatto che OCV Sport abbia ripubblicato la mia live reaction di Supercoppa. E voi direste, hai perso, è facile, no? No, perché sia loro che tifosiamo mi hanno già ripubblicato anche quando abbiamo vinto e l'ho presa allo stesso modo. Cioè, ho detto le stesse identiche cose. Quindi non veniamo a dire, ti sa bene solo quando vinci, no. Assolutamente, cazzata del secolo. Quello è un mio video. È un video che io mi sono montato, che io ho rinunciato a ore di sonno per montarlo, dove io ho fatto dei sacrifici, e vedere gente che lo scarica e lo ripubblica mi dà fastidio, che si vinca o che si perda. Conseguentemente a quello, io ho sempre avuto l'idea che il tifoso di calcio, qualsiasi squadra tifi, tende ad essere, non lo prendete male, un cerebro leso. E io, soprattutto dall'avvento dei social, ogni giorno leggendo commenti, gente che fai sui social, mi espongo veramente poco, a parte su YouTube, Instagram, Facebook, ragazzi, scrivo veramente poco. Leggo, faccio le mie considerazioni e chiudo. Però ragazzi, il livello di cerebro lesi tra i tifosi del calcio sta aumentando veramente a dismisura. E questa è una cosa molto 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 grave. A partire da quello che succede negli stadi, negli autogrill. Se tu che stai guardando sei una persona con la coscienza a posto, siamo amici tranquilli, non c'è problema. Così dato che io di offese, insulti, ne ho ricevuti a valanghe, quasi 6 anni di YouTube. Capirete voi ragazzi, un casino ne ho subiti. E ci sono sempre passato sopra e sempre ci passo sopra. Però voglio darvi un insegnamento. Perché quando una persona fa una live reaction della sua squadra, voi l'andate a offendere sul personale? Io non ho offeso la vostra squadra, non ho offeso la Lazio, non ho offeso l'Inter, non ho offeso nessuno. Le uniche persone che ho offeso sono i miei giocatori e il mio portiere in particolare, perché quello ragazzi ormai, cioè, è prassi. Se non offendi Tatarusano non puoi tifare Milan. Però ragazzi, io l'ultima frase detta nella live reaction della Supercoppa è stata: l'Inter ha fatto la partita che doveva fare. Ragazzi, io non so come avrei potuto essere più onesto di così. Non ho offeso nessun giocatore dell'Inter, non nessun tifoso, niente. Non ho fatto niente, ho pensato alla mia squadra. In realtà è una cosa che faccio sempre, che tiro la mia carretta, non la carretta degli altri, perché fuori dal Milan tutte le squadre per me sono uguali. Bayern Monaco, Barcellona, Spezia, Empoli, Inter, Lazio, Roma, sono tutte la stessa squadra, sono tutti una non Milan. Quindi per me siete tutti uguali. Però ragazzi, andare a offendere sul personale, ripeto, al di là che me ne frega qualcosa o meno, è proprio da poveracci, ve lo dico. Andate a leggere i commenti su video CV. Topolino su Twitch, Sandra Milo su Twitch, Mario Giordano. Prima cosa, non parlate di una persona che non conoscete, ve lo sconsiglio, proprio per il futuro. Quello che succede in questo studio, chi sia gameplay, chi sia partiti, chi sia quel cazzo che vi pare, è forse il 5% della mia vita. Non sapete un cazzo su di me e io, a differenza vostra, so cosa farmene della vita. E qua, ultima cosa, voglio un attimo punzecchiare i tifosi della Lazio. L'anno scorso, quando 4 pere l'avete prese voi a Milano, io vi ho trattato così. Cioè, non so se è chiaro come vi abbia trattato io dopo che avete perso Milano 4-0. Quando ho perso io a Roma 4-0, mi avete trattato così. Se poi dico che il tifoso medio di calcio tende ad essere cerebro leso, non posso aver torto. A buon intenditor, poche parole. Altrimenti,
La ragione si dà a chi la vuole. 8 giornate che non vince il Sassuolo e non mi stupirebbe, ragazzi, per la quarta partita di fila stare sotto 2-0 al 45. Parlando di Milan, parlando di cose serie, parlando di quello per cui dovrei essere qua oggi, se 9 tifosi su 10 di calcio non fossero dei cerebrolesi, oggi mi potete vincere anche 7-0, ma io non sarò mai tranquillo per il derby di domenica. Ci manca anche che perdiamo contro il Sassuolo, che è 16esimo, ragazzi, 17esimo quello che è. Per me, anche se vincete 7-0 oggi, ragazzi, non avete risolto nessun problema. Comunque è iniziata. Rebic qua è fuori gioco palese, qua è fuori gioco palese, fa fuori ed era fuori gioco. Vabbè, a parte che ti sei fatto un conto per da solo, ovviamente l'hai tirata fuori, perché noi dobbiamo proseguire questo record di non fare gol. Già tipo 250 minuti che non lo facciamo. Era anche regolare in realtà, e te ovviamente l'hai tirata fuori. Ma già seconda cazzata di Kalulu. Vabbè, tu lasci da solo Giroud in velocità, sì. La palla è persa, no? È persa la palla. Chiude Kettler. Si dorme. Bravo Hernandez, quel recupero. Tira da fuori area, lo so già che lo fa. Neanche. Se la fa togliere prima di tirare. Siete ridicoli. Raga, questa proprio deve essere la partita materasso, eh. Tra quello che abbiamo passato, tra tutti i fischioni che si è preso Calabria e quelli che dovremmo prendere tra derby, Champions League, cazzi e mazzi, questa proprio deve essere la partita di relax. Mamma mia. Bravo Rebic, bravo. Verso Giroud. Ma sì, ma sia la palla deve andare incontro però, eh. Teo verso Giroud, dentro. Giroud! Gol. Giroud! Il primo gol del 2023. Bravo. Olivier Giroud. Momento più difficile, fa vedere lo stesso. Momento più difficile, ma vai a cagare. Momento più difficile, è 5 partite, facciamo ridere Polli. Ci siamo fatti recuperare dalla Roma. Ma che momento difficile, momento ma di merda. Non è difficile, è di merda. È di merda al momento. È che siete dei cialtroni. Fuori gioco. Si continua a non segnare, ragazzi. Ci mancherebbe anche adesso perdessimo, ripeto. 11 minuti. Ho già voglia di staccarla sta partita, ragazzi. No, no, Maldini, non c'è bisogno di nessun rinforzo nel Milan. Tranquillo. Kalulu non fare puttana. Ma ragazzi, Kalulu non ce la fa a non fare puttanate. È incredibile. Rogerio, fagli fare quel che gli pare, Calabria. Lorente, fagli fare quel che vuole. Tanto di gol se ne è già presi pochi. Fratesia, facciamo fa gol Sassuolo. Dai, facciamo fa gol Sassuolo. Dai, Lorente. Dai, che tanto se tiri fai gol. Ah, incredibile. Ha parato il disabile. Non ci credo. Ha parato il disabile. Wow. Ok, adesso prenderemo 6 gol. Di solito tra una parata e l'altra di Tatarusanu passano 6-7 gol nel mezzo. Tornai, mamma mia, ma cosa cazzo sto vedendo? Cosa cazzo sto vedendo, ragazzi? Cosa cazzo sto vedendo? Tatarusanu, che entrando in questa partita aveva subito negli ultimi 13 tiri 9 gol, qui invece è andato bene. Vabbè, ha fatto 14-9, cioè non è che la media l'ha alzata più di così tanto, Berardi. Berardi, palla dall'altra parte di Fred, in posizione giudicata regolare. L'ho detto adesso, raga! È quello che avevano detto. L'ho detto adesso! L'ho detto adesso! Non ho neanche finito di dirlo, ragazzi! Tutto partito da un passaggio di Tonali per De Ketter in verticale, mandato in culo! Raga, stiamo perdendo contro i 17esimi! Non so se vi rendete conto di che figure di merda stiamo collezionando! Pinoli, sveglia! E se non ti devi svegliare, vai a casa! Siamo a 213 minuti senza fare gol, ragazzi. No, ma io godo se perdiamo, ragazzi. Godo se perdiamo. Perché se devi fare schifo, lo devi far bene. Non è che puoi far bene, puoi fare male, puoi far... Se devi fare schifo, lo fai dall'inizio alla fine. E vi ricordo che l'ultima due in casa col Sassuolo le abbiamo perse, Prosegue la corsa, Frattesi. Pallone incrociato su Berardi. Berardi, dai, dai. Frattesi, 2-0. 2-0, Frattesi! 2-0! Quarta partita di fila! Sotto di 2 gol in mezz'ora! Frattesi! Andiamo, Frattesi! Sì!
così. Mamma mia, gabbia. Gabbia, ragazzi. Gabbia. Gabbia. Poi verso il primo piano. In quel caso c'è stata poca comunicazione. Gabbia. Calabria verso proprio lo stesso Calucca. Perché Gabbia gioca a pallone? Ma cosa abbiamo fatto noi di male, tifosi del Milan, per vedere Gabbia giocare? Poi la posizione è stato un gol sul primo palo dove però è anche... Che poi voi non è che prendete un gol, dite no aspetta adesso me la gioco. No, voi di gol ne dovete prendere per forza due. A partire dalla Roma c'è un gol, non basta. Calabria appoggia dentro, Calabria giro. Attaccala, primo palo. Annulla anche questo. Gol 2-1. Torna subito. Poteva essere 2-2. Ora Erlich, te non fai il coglione. Te non fai il coglione perché Giroud è saltato sopra, ti ha preso la palla e ha fatto gol. Ma per me adesso mi potete anche vincere 4-2. Ma fate cacare uguale. Mi fate girare il cazzo lo stesso. Fate le ste sviste difensive nel derby. Fatele nel derby ste sviste. Voglio vedere poi. Per una spalla poteva essere 2-2. Vi ripeto, vincessimo 5-6-2. Prendere due gol dai 17esimi in classifica con lo scudetto sul petto è vergognoso. È vergognoso. Io fossi allo stadio me ne sarei già andato. Poi in quei minuti il Milan aveva lasciato tanto il fianco scoperto alle ripartenze del Sassuolo. Però trovare questo gol gli ha sicuramente dato. Trovare questo gol non serve a un cazzo. Perché hai fatto gol ai 17esimi in classifica? Non serve a un cazzo questo gol. Sveglia. Basta di dire puttanate. Mi prendete i nostri soldi per dire delle puttanate, vi prendete. Il Sassuolo ha segnato un gol su azione nelle ultime 8 partite. Cioè, vi rendete conto? Noi li abbiamo fatti fa due. Noi siamo i campioni proprio. Ci meritiamo di tenere lo scudetto sul petto. Perché noi siamo i campioni delle imprese degli altri. Siamo la squadra più generosa della Serie A. In maniera scientifica. Battuta di Traoré. No, vabbè, dai. Ancora Berardi a mettere dentro 3-1. 3-1 del Sassuolo. San Siro in mezz'ora. Su calcio d'angolo. Un po' ferma la difesa del Milan. E gol numero 11. Raga, Berardi quando vede il Milan diventa una cosa incontenibile, diventa Messi. Cioè, raga, è passato tra Giroud e Tonali che sono rimasti fermi. Sto handicappato di merda che importa. La palla gli passa accanto alla mano. C'è manco lo sforzo di pararla, lo fa. Ha fatto così la mano, raga. Se le mette dentro verso Fernandez. Rebic al volo che calcia fuori. Raga, tre gol dai 17esimi in classifica. Cioè, direi. Adesso sono 33-0-3. Il Milan ormai questa partita non la vincerà mai perché ha fatto un gol in tre partite e ne ha presi la bellezza di 10. Capite voi che è super improbabile rimontare questa partita, ma neanche vincere a pareggiarla. Adesso noi dovremo fare l'ipotetico 2-3 prima della fine del primo tempo per potercela almeno giocare, cosa che comunque non succederà perché il primo tempo finirà 1-3. Dionisi dirà ai suoi di marcare, proprio di braccare anzi Giroud, di non fargli vedere palla, cosa che purtroppo a tanti difensori riesce anche con estrema facilità. E si andrà a finire che questa partita finirà 3-1. Può finire anche 4-1, può finire anche 5-1. C'è le Makers dentro, passa la palla. Dall'altra parte Rebic. Non riesce a passare. Ma manco noi al campetto si fanno azioni così. Beh, ma fate ride. Fate. Cioè, ma non vi presentate a San Siro se dovete giocare così. Cioè, ma domenica dategli la vinta a quegli altri. Che poi se gliela dai vinta al tavolino perdi 3-0. Ma giocando così è capace il 6-0 lo pigli te stavolta. Fernandez, siamo la puttanata a Giroud. Sì, piccioni. Ragazzi, stessa cosa del Lecce. Una lezione di calcio ci sta andando. Beh, veramente, ragazzi, fatemi voglia di uccidermi, veramente. Tonali verso Giroud, che lo stanno braccando, ragazzi, è finita. L'unico che è riuscito a tirare la palla in porta, prima col VAR e poi senza, l'hanno braccato, ragazzi. Ogni palla che arriva a Giroud gli vanno tre addosso, quindi. Dà la possibilità.
attaccante. Vi prego, continuate a perdere partite così, perché mi fate fare un sacco di views, un sacco di soldi. Che quando vinciamo sto sulle 150, 200. Quando perdiamo 3-4 mila. Quanto di recupero dovresti fare il 3-2. Ma non lo farei mai, non lo farei mai, perché io vi conosco. Conosco i miei polli e li conosco uno per uno. Cross verso il nulla, verso Giroud, verso il nulla, Rebic in bocca. Guardate lì, guardate un portiere che para. E comunque ragazzi, prima la parata di Tatarusano, l'ho detto ragazzi, ha parato. Adesso passeranno altri 6-7 gol nel mezzo prima che pari. E come ci ho colto, ma come ci ho colto. Cioè è incredibile raga. Giroud è perennemente, mi pare Ibra ragazzi, è perennemente fuori gioco. Vede perché siete degli incompetenti, che la maglia del Milan non vi merita. Perché siete dei bastardi. Per questo, perché fate ste stronzate che neanche il Sassuolo, che ripeto è 17° in classifica, farebbe a noi. Perché loro non lo farebbero. Una stronzata così. I gol che si sbagliano e loro non li sbagliano. Vai, finisce il primo tempo ragazzi. Solita storia, non imparate mai. Fischiato l'arbitro. Metti Leao, metti Leao, ma metti Leao, ma fai schifo al cazzo uguale, no? Dai, iniziamo il secondo tempo di questo strazio. Oh, arbitro, ascolta, fischia già la fine adesso, tanto. Che c'è da fare? Fatela finire sta partita, così siamo tranquilli. Se va di male, in peggio. Tre, l'Oriente, sì, sì, sì. Calcio di rigore, cartellino rosso per Calabria questo. Gli ha dato il giallo, gli è andata benissimo, ragazzi. Tecnico del Dali, era 5 metri in vantaggio Calabria. Due rigori contro in due partite. 4-1 col Sassuolo, ragazzi. E Tatarusano non pare tiri a un metro. Figurati se para rigore. Dai, dai, dai. 4-1, 4-1. Oh. E tira. Oh. 4-1. Sassuolo a San Siro. Ragazzi, la volete sapere una cosa divertente? Il Sassuolo con questo, controllavo prima, ha segnato 22 gol in campionato e 4 li ha fatti contro il Milan. Ragazzi, ma io una vergogna così non l'ho mai vista. 11 gol subiti in 3 partite. Ma tutto il secondo tempo praticamente da giocare. Sì, tutto il secondo tempo da giocare. Tutto il secondo tempo da giocare, ma che vuoi giocare? Cristo! Dovrà probabilmente anche cercare un po' di esperienza in più durante la gestione di queste partite, perché comunque... cosa deve gestire Pioli? Cosa deve gestire? Nel futuro che prendi minimo 3 gol a partita, cosa deve gestire? Tutti al patibolo li devi mandare, al patibolo! Per Rebic. Ma che palla Rebic che gli è andato! Ma poi perché perdi? Perché un lancio in verticale Rebic è solo te gli tiri la stecca. Ecco perché perdi. È normale che non puoi pensare. Cioè in realtà non è questo il motivo per cui perdi, lo sanno tutti, però è uno dei tanti. Cioè ragazzi, tolta la parata di Tatarusano, ha fatto 5 tiri in Sassuolo e uno di questi è un rigore e ha fatto 4 gol. E meno male che non c'è la Coppa Italia in settimana, cioè qua è un disastro. Guarda qua come escono, guarda qua come escono. Passaggi, due tocchi, Torello. Ti prendono per il culo, ma raga, ti stanno prendendo per il culo quando escono. Tonali va morbido per Giroud. Tonali, Giroud, Rebic. Passa e Rebic fa 4-2. Prova a ridare vita calcistica al Milan a te, okay. Rebic. Lamentatevi di sto cazzo. Vinci 4-2. La partita l'hai vinta. Durasse 10 giorni questa partita l'hai vinta. Non devi rompere i coglioni. È fuori gioco. È fuori gioco. Aveste fatto meno i coglioni, poteva essere, guarda, 3-2 adesso. Deve essere 3-2. Dai, annullateci anche sto gol, così stiamo più tranquilli. Cioè ragazzi, facciamo così schifo. Perché prima poteva essere anche un caso, come il gol annullato con lo Spezia, che secondo me non era mai da annullare. Però all'inizio può anche essere un caso. Ma se tu fai 3 gol al Sassuolo e 2 li fai in fuorigioco, vuol dire che sei una squadra del cazzo. E se gli 11 gol che hai preso in 3 partite non ne hanno contrato al VAR nemmeno uno, fai ancora più schifo al cazzo. Questo è il punto. Sale Mekers, tira in bocca, Leao dentro, Rebic sì, in curva. Ma è normale, ci avete abituato a questo ormai, a tirare 54 palle a partita in tribuna.
Perché voi nel 2023 ci avete abituato a questo, a tirare 54 palloni a partita in tribuna. Te Hernandez, un'altra cazzata. Te Hernandez, un'altra cazzata. Prendiamo il quinto, dai. Prendiamo il quinto da calcio d'angolo. Quasi. Io Pioli ti do tempo fino alla Champions League. Dopodiché per me è finito. Siamo a posto. Non c'è bisogno di mercato. Non c'è bisogno di nessuno. Non c'è bisogno di prendere cose. Origi destro. Altro tiro, ragazzi. Tutti i tiri da fuori, tolti i gol, quelli annullati e quelli buoni, tutti i tiri da fuori. Tutti i tiri da fuori che consiglia parato così. Ma dove volete andare, ragazzi? Dove volete andare? Date tutti a casa. Berardi. Volevo staccare la partita, ma voglio aspettare il quinto gol che arriva adesso. Cinquina. Ciao, mi stacca la parità. Ragazzi, l'ha detto e l'ho fatto. Appena entrato, segna anche. Non ci credo, ragazzi. L'ho detto ed è successo. Altra puttanata di Hernandez. Origi vuole destro. Origi traversa gol. Segna subito il Milan 2-5. Segna subito il Milan. Che spiritoso! Che spiritoso! Ma perché sto telecronista non si butta di sotto da un ponte di testa? Perché non l'ha ancora fatto? Perché non si è sparato a un coglione? Trova il gol subito, ma vai a fanculo, ma Messias. Dentro. 12 gol subiti in 3 partite, c'è media di 4 gol a partita. Cioè, è aberrante questa cosa, ragazzi. Finita, dai, 85esimo. 5-2, finita.